Yo, studenti in lotta contro la Gelmini, maestri unici. Ehi, voi approvate la legge, noi approviamo i nomi casini. Bomba clap. Maestri unici in qualità e non in quantità. La politica occupa vite, noi occupiamo le facoltà. Sarà ribellione, la sua forza massa è dotto. Nel Parlamento la legge, nelle strade 68. Tremonti fa più tagli che a nostre osterie. Ridurre gli sprechi nella scuola per aumentarli in polizia. Dell'arena ventennio pare ci sia nostalgia. Bambini grembiulini, l'unico maestro in regia. Ambito di eccesso, 50 di pedagogia. Per istruire un'altra scuola, un altro futuro, un'altra via. Test d'ingresso, questa è la loro integrazione. Scambia democrazia con la repressione. Non abbiamo paura mai, la crisi non la paghiamo noi, la lotta sarà dura ormai. Taglio il personale, blocco delle assunzioni. Aumentano i precari, diminuiscono le sanzioni. Le università sono più simili a fondazioni. La ricerca è libera di seguire nuovi padroni. È la scuola d'elite che piace tanto Berlusconi. Solo un dittatore non accetta discussioni. Ministri delle riforme per gli esami vanno al sud. Per le prossime riforme noi vogliamo Robin Hood. Se non capisce la protesta per cui mi impegno. Tata la Gelmini un insegnante di sostegno. Una scuola chiusa è una prigione aperta. Bocciate per condotta al fiduista che governa. Non voglio voti in decimi, è come postillano nella scuola della Gelmini, questa è quella dei Balilla. Non voglio voti in decimi, è come postillano nella scuola della Gelmini, questa è quella dei Balilla. Noi non abbiamo paura mai, la crisi non la paghiamo noi, la lotta sarà dura ormai. Come people say, noi non abbiamo paura mai, la crisi non la paghiamo noi, la lotta sarà dura ormai. Come people say. Incontriamo l'onorevole Pierfelice Zazzera, vicepresidente della settima commissione cultura. L'Italia dei Valori ha presentato una pregiudiziale di incostituzionalità per la riforma PREA sull'autonomia e revisione degli organi collegiali. Ci spiega di che si tratta? Innanzitutto vi ringrazio perché mi permettete di spiegare al mondo della scuola le ragioni del fatto che l'Italia dei Valori abbia presentato una pregiudiziale di costituzionalità sul provvedimento di legge Aprea, anzi io lo chiamerei legge Aprea geneticamente modificata, perché chiaramente il provvedimento è molto diverso dal precedente, ma per lo stesso fatto che è diverso è anche più equivoco, e per questo restano aperti tanti dubbi e tante crepe che possono aprire per il futuro della scuola scenari neri. Mi riferisco al fatto che la scuola possa essere preda dell'idea di essere un'azienda, quindi dell'aziendalizzazione, di una scuola oggi priva di finanziamenti pubblici, e io già immagino il preside di quella scuola che in assenza di finanziamenti pubblici corre dietro alla fondazione, corre dietro alla banca per farsi finanziare la scuola, che però deve essere a immagine e somiglianza del mercato. Quest'idea di scuola cancella la scuola pubblica e mette in discussione gli articoli sanciti dalla Carta Costituzionale. Tra le altre cose, devo dire, nella legge Aprea geneticamente modificata c'è addirittura un errore di fondo. Si attribuisce all'articolo 117 della Costituzione, è una delle ragioni per cui abbiamo presentato la pregiudiziale di costituzionalità, l'autonomia scolastica, cosa assolutamente non vera. L'articolo 117 della Carta Costituzionale invece sancisce gli ambiti di azione dello Stato e delle regioni, attribuendo però allo Stato il compito di garantire l'omogeneità formativa dell'offerta formativa della scuola e le pari opportunità per tutti gli studenti, da nord a sud, ricchi e poveri. E questo è quello che dice la Carta Costituzionale. Dopodiché, con la riforma degli organi collegiali, con la possibilità di inserire all'interno degli organi collegiali, seppur senza diritto di voto, enti privati, enti produttivi, fondazioni,
si apre un rischio per quell'articolo 3 della Costituzione, che è il compito stesso della scuola, cioè la scuola ha il dovere di rimuovere le diseguaglianze tra cittadini. Se noi introduciamo capitali privati, queste diseguaglianze tenderanno ad aumentare, ed è la ragione per cui l'Italia dei Valori ha presentato questa pregiudiziale dicendo che questa legge è assolutamente incostituzionale. Intervista a Francesca Puglisi, responsabile segreteria nazionale del Partito Democratico. Legge Aprea sulla governance delle scuole, un testo modificato negli anni che è stato criticato trasversalmente da diverse forze politiche, ma anche dai genitori che temono di aver meno rappresentatività negli organi collegiali e hanno avviato una petizione. Molti hanno criticato il provvedimento perché darà spazio alle fondazioni e avranno potere decisionale nelle attività scolastiche. Può dirci qualcosa in merito? Il Partito Democratico ha sempre espresso la propria forte contrarietà al disegno di legge Aprea. Il vecchio testo della legge Aprea prevedeva intanto una scuola monocratica dove c'era un dirigente scolastico monarca, una scuola privatizzata che poteva essere trasformata in fondazione e poi soprattutto conteneva tutta una serie di norme sul reclutamento dei docenti attraverso la chiamata diretta. A questo disegno di legge noi ci siamo opposti tenacemente. Ora noi abbiamo avuto la netta percezione che Valentina Aprea, volendo accelerare per l'approvazione del testo di legge prima di andare, lasciare la Camera per andare a fare l'assessore in Lombardia, potesse diventare realtà. E allora ci siamo presi la responsabilità di iniziare a cambiare pesantemente quel testo di legge, stravolgendolo secondo i nostri principi. Quindi è stata tolta, eliminata completamente tutta la parte sul reclutamento degli insegnanti attraverso la chiamata diretta. Il Partito Democratico ha votato contro la chiamata diretta degli insegnanti anche attraverso il proprio gruppo consiliare in Regione Lombardia. Abbiamo tolto la possibilità soprattutto delle scuole di essere trasformate in fondazioni. Questo non è più possibile nel nuovo testo della legge 953. Abbiamo rimesso il fatto che il Consiglio dell'Autonomia sia presieduto da un genitore. Chiesto noi del PD di aprire nuove consultazioni, nuove audizioni con tutto il mondo della scuola, con gli insegnanti, con i genitori, con gli studenti. Dobbiamo, e ne siamo consapevoli, correggere moltissime parti anche di quel nuovo testo, se vogliamo portarlo fino in fondo. Il Partito Democratico è un partito che vuole bene alla scuola pubblica ed è quindi solo con tenendosi per mano con insegnanti, dirigenti scolastici, genitori, studenti, insegnanti e personale ATA. Il personale ATA è assente dagli organi di rappresentanza all'interno della nuova governance della scuola, è una delle cose che dobbiamo correggere immediatamente. Per chiudere, abbiamo agito con grande senso di responsabilità nel momento in cui abbiamo avuto la percezione che la vecchia maggioranza, saldandosi peraltro con settori del terzo polo, potesse approvare molto velocemente quel testo originario della legge Aprea che noi invece respingiamo, che va contro ogni nostro principio sull'idea di scuola pubblica, democratica e aperta che il Partito Democratico vuole. Il Partito Democratico ha appoggiato la nuova riforma Aprea e ha lanciato tramite Francesca Puglisi l'idea di riaprire le consultazioni per migliorarne l'impianto. Appoggiate tale iniziativa? Innanzitutto faccio appello al Partito Democratico perché riveda la sua posizione di sostegno ad una legge che ha in sé il rischio di regionalizzare le scuole e di
consentire che ogni scuola abbia un proprio statuto, che permetta di trasformare le scuole in azienda e che consenti di aprire di fatto il principio della chiamata diretta degli insegnanti da parte dei presidi. Già questi tre elementi dovrebbero far dire al Partito Democratico di rivedere la propria posizione e che non è pensabile che possa sostenere un provvedimento di questo genere. Ovviamente a questo va aggiunto che il provvedimento in discussione non ha avuto una discussione ampia in Parlamento, perché voglio ricordare si è consentito la via breve di approvazione del provvedimento, cioè la discussione solo in commissione, cioè solamente 45 deputati del Parlamento decideranno sulle sorti degli organi collegiali della scuola. Cosa gravissima, che è assolutamente in linea con le scelte della Gelmini, che ha fatto approvare la riforma della scuola secondaria con un atto di governo, cioè con un parere delle commissioni. Io non so cosa voglia dire la Puglisi quando dice apriamo le consultazioni. Certo, l'Italia dei Valori sostiene tutti i procedimenti che aprono alla partecipazione e al coinvolgimento del mondo della scuola, che nella discussione della legge, del nuovo testo della legge Aprea, di fatto non c'è. Potevano farlo, potevano per esempio impedire che si potesse discutere questa legge solo nella commissione, ma attraverso una fase nuova che coinvolgesse l'intero Parlamento in una discussione ampia col mondo della scuola, con i sindacati, con gli insegnanti, con le famiglie. Questo non è stato voluto, non è stato fatto, c'è ancora il tempo di farlo. Speriamo di sì, io mi auguro che il Partito Democratico interrompa l'iter, sarebbe questo il segnale per aprire una fase nuova che troverebbe la nostra, anche l'attenzione dell'Italia dei Valori.